Tripudio rosso-blu in centro a Sesti Levante a coronamento di un mese di festeggiamenti per la promozione in C della squadra dopo oltre 70 anni. Il corteo dei tifosi è partito nel tardo pomeriggio. A Sesti Levante è una sorpresa ritrovarsi in Serie C dopo 70 anni. Abbiamo seguito il Sesti anche quando andava male. Adesso va bene, siamo ancora più contenti, ma noi tifosi l'abbiamo vissuto sempre il Sesti. I nonni che ci portavano da bambini e adesso noi portiamo i nostri figli. I senatori sono riusciti a fare un bellissimo gruppo, hanno preso in considerazione coinvolgendo tutti i giovani, la forza della squadra di quest'anno. Il Sesti Levante ha vinto il campionato con 20 punti di vantaggio sulla Sanremese. Per la stessa società è stata una cavalcata inimmaginabile. Dopo la partita con la Castanese perdevamo 2-0, abbiamo vinto 3-2 e ho capito che la squadra aveva un carattere incredibile e avrebbe fatto il risultato. Festa dunque in centro città con il corteo di tifosi, bandiere, fumogeni, clacson, cori e foto con i giocatori protagonisti del salto di categoria. La possibilità di vincere il campionato in una città che ci ha fatto sentire il suo amore fin dal primo giorno è stato unico. Riuscire a portare questa coppa in trionfo in mezzo a tutti i nostri tifosi è speciale. Abbiamo fatto una cosa bellissima, ma non siamo dei fenomeni e dobbiamo ancora lavorare per ognuno raggiungere l'obiettivo personale di tutta la squadra. La società, spiega il presidente Risaliti, ha puntato da alcuni anni sul settore giovanile come elemento di crescita dell'intero gruppo. Anche il suo apporto non è mai venuto meno quest'anno. Tutte le partite hanno colorato lo stadio di rosso-blu, non sono mai mancati, anzi è sempre stato un crescendo. La festa si è conclusa all'Arena Conchiglia, appuntamento ora alla nuova stagione in Lega Pro con l'incognita dello stadio. Stiamo cercando un accordo con la Carrarese, che comunque è a 35 minuti da qua.